applauso anche per l'ingegnere Antonio Salino, segretario DC di Casoli, dottor Antonio Mella, capogruppo DC Consiglio Regione Abruzzo, Michele Travaglini, coordinatore amministrativo DC, nonché mio amico che mi ha permesso di, in qualche modo di fare da moderatrice di questa serata. E infine, non c'è bisogno che lo presento, però lo faccio con gioia, l'onorevole Remo Gaspari. Diciamo, padre e famiglia sabruzzese che più che mai in questo momento abbiamo voglia di ascoltare, un momento così difficile e delicato per l'Italia e soprattutto per l'Abruzzo. Adesso passo la parola a Michele, infatti ti volevo chiedere, già stato toccato dall'avvocato, il perché di questo titolo, la politica ieri, oggi, domani, ripartiamo da Casoli. Da cosa hai tratto spunto, diciamo, per dare il titolo al convegno? Allora, buonasera a tutti, rispondo subito alla mia cara amica. Allora, io circa un mese fa stavo mettendo a posto dei libri a casa, è un po' tante e quant'altro, e così è capitato in mano questo libro che peraltro avevo letto 3 anni fa. E a un certo punto mi è venuto subito, diciamo così, lo spunto. Non solo avrei comunque chiamato l'onorevole Gaspari, ma vi vorrei leggere adesso proprio testualmente il quarto di copertina di questo testo. È un testo L'Abruzzo tradito, Gaspari accusa, c'è la presentazione di Francesco Cossiga ed è Caraba editore Marcello Martelli, che peraltro credo conoscete. Alla fine ieri, oggi, domani c'è tutto, perché indubbiamente nessuno può mettere in discussione ieri dell'onorevole, l'oggi lo dimostra questa sera, il fatto che lui è qui, e di questo credo che non solo io in prima persona, ma tutti i casolani, e vedo anche persone dei paesi limitrofi, debbano essere veramente grati. E credo che poi, appena finiremo di ascoltarlo, sicuramente ci sarà per tutti noi un domani, questo credo di intravederlo, perché ci siamo sentiti in questi giorni. Velocemente vi dico, anche perché non voglio prendere molto tempo, perché vedo che sono già un po' in fibrillazione per ascoltare l'onorevole. Brevemente, qui abbiamo, come hai ricordato tu, il capolista del centro-destra, il capolista del centro-sinistra e molto probabilmente, se non diciamo così per un fatale diciamo così equivoco banale, ci poteva essere anche la terza lista con l'ingegnere Antonio Salino, ma questo ormai è un discorso assodato. Ora ci sono solo loro, però credo che l'UDC di Casoli abbia fatto comunque un passo avanti nel dare a loro due, al di là di chi sarà il vincente poi alla fine, delle dritte per poter difendere questo territorio. E quindi penso che a mia memoria, qui a Casoli, te siete a destra, quindi ovviamente, a mia memoria, a caso, che non si è mai verificato che in piena campagna elettorale ci siamo riuniti tutti quanti insieme, anche diciamo così su vari fronti, per affrontare il problema in maniera veramente seria, perché il problema è serio. Okay, quindi ora passo la parola velocemente all'onorevole e l'ultima cosa che voglio dire col cuore veramente. Devo ringraziare tutti, a cominciare dal, diciamo così, dal sindaco attuale De Luca, ma più che lui tutti i componenti della lista, perché hanno avuto coraggio a ripresentarsi, perché in questo periodo non è semplice mettersi in politica. Ovviamente anche l'altra parte hanno fatto veramente tanto, sono riusciti a
secondo me, a comporre un'ottima lista, e quindi credo che da questi due schieramenti venga fuori un buon consiglio comunale. Per cui auguri a tutti, non solo per le feste pasquali, ma anche per la campagna elettorale. E credo che ci sarà un arrivederci dell'UDC, perché capite bene che non è un, come si suol dire, un progetto così, nato tanto per, non è un'invenzione di uno o due persone. L'UDC c'è sempre stata a Casoli, e ritengo che questa volta poteva dire anche la parte sua, poteva comunque dare un segnale. Il destino gli è stato avverso, per cui adesso ce ne stiamo buoni, ma non ci fermiamo, anche perché siamo partiti da un discorso di forte integrazione. L'amico Mirko Castigliego è, credo sia uno dei tanti ragazzi che ci siamo ritrovati in paese ormai da 7-8 anni, e credo, scusami Mirko, perfetto sconosciuto per tante persone, ma è giusto che Casoli dia la possibilità anche alle persone che ormai sono fortemente integrate nel nostro territorio, che comunque hanno le stesse problematiche dei nostri figli, dei nostri genitori e quant'altro, e quindi dare voce anche a queste persone, e penso anche a tanti immigrati che stanno nel nostro territorio. Questo credo che dobbiamo comunque tenere conto. Ora chiedo scusa eccellenza, mi sono dilungato un po' troppo, però le passo la parola, proprio perché insomma è il momento che lei ci faccia una grande lezione di politica. Grazie. Miei cari amici, io vi ringrazio di questa robusta presenza a questo nostro incontro, e come ho sempre fatto nella mia lunga vita politica, cercherò di rendere utile a tutti voi questa presenza in questa sala in cui noi ci occuperemo di politica, ma ci occuperemo soprattutto del futuro delle nostre famiglie e delle nostre zone. Casoli per me è molto importante, perché è un comune nel quale ho vissuto tanta parte della storia, non solo del comune di Casoli, ma di tutta la Valle del Sangro. Io ricordo che uno dei miei primi comizi io l'ho fatto a Piane d'Arti, in occasione della presentazione al popolo del progetto dell'acquedotto consortile, che doveva rifornire di acqua prelevata alle sorgenti di Fara San Martino tutta la Valle del Sangro e anche una parte del Vaschese. Quindi un'opera importantissima all'inizio del 1945, in piazza a Piane d'Arti, c'era una grande tabella con il percorso di quest'opera da realizzare, che era il popolo che vedeva, esaminava e decideva. E lì io feci anche il mio primo comizio, commettendo un errore, l'errore di mettermi su un balcone con il sole di parte. Vi assicuro che fu un tormento terribile che poi non ho ripetuto mai più nella mia vita. Quindi Casoli e questa zona è legata ai miei ricordi giovanili all'inizio della mia attività politica. Amici cari, Casoli ha avuto un ruolo importante in una grande battaglia politica per lo sviluppo dell'Abruzzo. Perché? Perché qui nasceva un giornaletto che voi dovreste conservare, perché è un elemento storico. Il cosiddetto Casoli Press, ve lo ricordate? Su questo giornaletto
lavorava un casolano molto attivo politicamente, era il numero uno del mio partito, della DC, che si chiamava Amedeo Di Bari. E Amedeo Di Bari che cosa scriveva su questo giornale? Scriveva le doglianze dei cittadini della valle, i quali invocavano la presenza di un governo che risolvesse i loro problemi. E su che cosa motivava questa richiesta? Lui ricordava che la Valle del Sangro era chiamata la Valle della Morte. Che significa la Valle della Morte? Significa che in questa valle si era registrata la emigrazione più intensa di tutta la regione Abruzzo. Cioè, qua erano rimasti solo i vecchi, i veri vecchi. Erano rimaste le vedove bianche, cioè le donne sposate, senza marito. E naturalmente i bambini. La forza lavoro, tutti quelli che avevano un minimo di capacità di lavorare, erano partiti, se ne erano andati via. Quindi Amedeo Di Bari diceva, questa valle della morte deve risorgere. E quante battaglie, perché le cose non è che si risolvono in una serata o in una settimana. Io mi ricordo le riunioni che Amedeo Di Bari invocava e realizzava alle scuole, in piazza, dove c'era una sala in cui c'erano i cittadini di casa, molto attenti. Allora il cittadino non è che, quando c'erano queste riunioni, c'era la gente in piedi, le sedie non bastavano mai, perché tutti partecipavano, tutti sapevano che ci giocava il loro avvenire, quindi erano lì a vedere che cosa bisognava fare per i fatti loro. Amedeo Di Bari ovviamente parlava, raccontava, diceva, e io mi ricordo, allora ero un giovane, c'era Peppino Spadaro che era un po' il nostro leader, quello che allora rappresentava la DC, il vertice, il governo, e Peppino Spadaro si grattava la testa. E di fronte alle richieste, agli attacchi di Amedeo Di Bari, perché lui aveva un po' di porpora, quindi la testa gli grattava un po', ma quando Amedeo Di Bari attaccava violentemente i politici perché non facevano abbastanza, lui si grattava la testa fino addirittura a farla sanguinare. E amici, cosa è successo da tutto questo? È nata la politica, lo sviluppo, la trasformazione. Io ricordo ancora quel giorno del 1972, quando il CIPE approvò 60 miliardi di lire per la realizzazione delle infrastrutture alla zona industriale del Sangro e approvò la prima grande fabbrica del Sangro ad opera della Fiat. Nel momento in cui il CIPE, e io ero presente come ministro, approvava questi progetti che cambiavano il volto della Valle della Morte, le campane di tutte le chiese della valle suonavano a stormo a significare che la miseria era finita, che cominciava una nuova realtà, con il lavoro arrivava la ricchezza e la trasformazione della nostra zona. È avvenuto che questo tipo di politica non era una cosa sbagliata, ce la diceva sbagliata, fatto questo ospedale, non li doveva fare, è stato un errore, costano troppo. No, non è stato un errore. Perché? Perché l'arredo delle zone interne non solo è giusto perché ci sono uomini che hanno diritto di vivere come vivono quelli che sono nelle zone marittime, nelle zone
più sviluppate. Ma c'è un altro concetto, che non avere servizi nelle zone interne significa favorire la disertificazione delle zone interne. La pedemontana, cos'è la pedemontana? Formigone l'ha spiegato bene, è una strada che corre nelle zone interne e rappresenta un anello per lo sviluppo delle zone interne e per rendere più idoneo quelle zone agli insediamenti economici e turistici importanti. E lui diceva che la famosa pedemontana, di cui si occupa anche molto quel tale capo della Lega che voi sentite parlare spesso e volentieri per le zone del nord, diceva che la pedemontana lombarda iniziata qualche anno fa era in rapida conclusione e ne metteva in luce tutti i valori, così come illustrava la presenza su tutto il territorio delle strutture sanitarie. Quindi la politica delle grandi democrazie del nord è valida anche in Lombardia, è valida anche nel Veneto, è valida nel Friuli Venezia Giulia, non è più valida in Abruzzo. Perché questo? Qual è la ragione? Perché in Abruzzo la politica ha scelto la strada delle pagnotte, si mangia, questo si mangia. Io ho votato Giovi perché come sindaco di Teramo aveva fatto bene. Ha cominciato, devo dire bene, sospendendo tutte le nomine pagnottistiche che dovevano essere fatte. Purtroppo, con l'andare del tempo mi sta deludendo. Perché? Perché è troppo debole, perché cede alla spinta di chi vede la politica come un modo di vivere ricco senza fatica. Invece di sciogliere una struttura mangereccia, l'hanno assorbito nella regione Abruzzo. Un'altra struttura inutile era all'Aquila, si chiamava Abruzzo Sviluppo, Sviluppo Abruzzo, doveva servire a rappresentare la nuova Cassa del Mezzogiorno, non ha rappresentato niente, ha rappresentato una struttura mangereccia. A un certo momento il governo si è sganciato, l'ha eliminato e che cosa è successo? La regione Abruzzo l'ha assorbito, paga pantaloni, con quali soldi? Nella delibera come hanno coperto la spesa? Attingendo ai soldi che il governo manda per lo sviluppo dell'economia, cioè invece di incentivare le attività economiche si aumentano il mangiapane a tradimento. Questa è la ragione. Siete convinti che questo non può andare avanti? Se siete convinti, bisogna reagire in che modo? Mandarli a spazio, diglielo chiaramente, faglielo capire che è finita quest'epoca, che non si può continuare, che bisogna innescare una nuova azione politica che abolisca tutti gli sprechi, che mandi a casa i fannulloni, che ripristini una iniziativa sul piano dell'economia industriale, artigianale, che faccia di evitare la ricchezza per far crescere la condizione economica degli abruzzesi.